di questa fase in cui i giovani vengono in qualche modo, diciamo, trattati male, sia come lavoro ma sia come prospettive. Cosa pensi di questi giovani che in qualche modo scendono in piazza? Beh, io sono d'accordo che la gente comunque protesti e manifesti la rabbia di questi tempi dove non c'è prospettive per i giovani, non c'è futuro. Sono contro la violenza, però è giusto manifestare la propria rabbia scendendo in piazza. Ma secondo te ci sono prospettive con le lotte di cambiare in qualche modo questo mondo, questa realtà? Sei Ma io lo spero. fiduciosa? Sono fiduciosa, però nello stesso tempo anche no. Tony? Allora, riguardo Alle ai lotte. giovani e robe del genere, sono d'accordo col fatto che scendano in piazza, ovviamente. Anche io come lei, assolutamente, però sono coi pacifisti, cioè non sono un violento, non lo sarò mai. Cos'altro dire? Sei andata a Roma per caso? No. Tu? No, No, non neanch'io, lo so, appunto, è avendo la difficile questo, sì. bambina, non sono potuta andare. Come pensate di organizzarvi per continuare questa lotta, questo presidio, secondo voi? Servirà qualcosa? Ma io penso che se con il tempo ci sarà maggiore partecipazione anche dagli altri colleghi, secondo me potrà servire a qualcosa. Però, ripeto, ci dovrebbe essere più partecipazione. Io invece credo che non serva molto. Credo che non serva molto perché conoscendo, insomma, il signor Marchionne e compagnia bella, credo che di questa cosa qui se ne freghi davvero poco. Questa qui io credo che sia una cosa più per noi, una nostra prova di forza, di unione, di generosità, di quello che vuoi, cioè, però non credo che possa servire, almeno finché siamo quelli che siamo, se dovessimo essere parecchi magari può cambiare. Secondo voi, se diciamo, secondo te perché gli altri non partecipano, gli altri lavoratori sembrano assenti in queste iniziative? Perché secondo me, secondo me tanta gente o non ha capito o fa finta di non capire, quindi è per questo che non ci sono. Credo che sia quello. Secondo me hanno anche un po' paura perché pensano sempre a se stessi, magari sono Assolutamente. convinti che siccome magari lavorano un po' di più degli altri, pensano di essere intoccabili e quindi cioè partecipare a questo presidio magari per loro significherebbe farsi notare. E quindi hanno paura, secondo me. Sei iscritta a qualche sindacato? Sono iscritta ai COBAS Da da più di 10 anni. quando sei entrata in Fiat? Sì, praticamente sì. Perché Come mai ti sei iscritta? secondo me era l'unico sindacato che tutelava veramente i lavoratori. Invece gli altri? Gli altri assolutamente no, infatti si vede a che punto siamo arrivati. Hanno firmato questo contratto che è veramente penoso, che ci priva di tutti i diritti che negli anni, diciamo, i nostri genitori avevano conquistato, adesso ci vengono tolti così improvvisamente. E penso che anche se siamo operai, dobbiamo sempre avere una dignità, dobbiamo sempre stare a testa alta, abbiamo diritto di vivere una vita dignitosa. E per tua figlia, cosa pensi? Che avrà prospettive? Se continua così, non credo, io lo spero, ma sarà molto difficile. Quello che le consiglio è almeno di studiare tanto e poi si vedrà. Sì, Ma anche quelli che studiano sono in una fase un po' difficile lo so, adesso. però almeno l'istruzione, se me lo potrò permettere, comunque di farla studiare, perché adesso come adesso anche la scuola dell'obbligo si paga quasi tutto, quindi sarà difficile anche questo.